25 aprile 1945, 25 aprile 2020. Vuoi che parli ancora? Sì. 75 anni fa la liberazione dal nazifascismo è la data fondatrice della nostra democrazia. Oggi, in una situazione particolare dovuta alla pandemia del coronavirus nel nostro paese, in Europa e in tutto il mondo, ricordiamo e festeggiamo, anche se a distanza, gli avvenimenti di quei giorni. Bologna, città medaglia d'oro al valor militare per il ruolo avuto nella Resistenza, non dimentica. Prende la parola il sindaco di Bologna e della città metropolitana, Virginio Merola. Esatto. Poi prende la parola la presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani di Bologna, Anna Cocchi. Prende la parola la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Ellie Schlein. Poi chiude la cerimonia Paolo Fresu, che intonerà Bella Ciao con il flicorno. Ok. Ok. Vado un attimo da lì.
usciranno loro il segnale per parlare. 25 aprile 1945, 25 aprile 2020. 75 anni fa la liberazione dal nazifascismo. È la data fondatrice della nostra democrazia. Oggi, in una situazione particolare dovuta alla pandemia del coronavirus nel nostro paese, in Europa e in tutto il mondo, ricordiamo e festeggiamo, anche se a distanza, gli avvenimenti di quei giorni. Bologna, città medaglia d'oro al valor militare per il ruolo avuto nella Resistenza, non dimentica. Prende la parola il sindaco di Bologna e della città metropolitana, Virginio Merola. Cari cittadini e cari cittadini, festeggiamo insieme la liberazione, perché questa piazza non è vuota, perché so quanto tutte e tutti voi siete legati a questa festa. Questa piazza è piena del ricordo e dei volti che sono impressi qui, dietro di noi, sul sacrario dei caduti partigiani. È piena del profondo senso di democrazia di Bologna e dei bolognesi, della nostra convivenza civica e della solidarietà che in questo periodo ancora una volta abbiamo praticato. Ai più giovani dico questo: la festa della liberazione non è lontana perché sono passate tre generazioni, è attuale per il suo significato storico e lo è perché anche voi, care ragazze e cari ragazzi, siete chiamati in questo periodo alla rinuncia delle vostre libertà. Le scelte e le storie di chi di più di 75 anni fa decise di combattere per la libertà ci parlano ancora con grande franchezza. I partigiani hanno dimostrato, con l'esempio, che si può superare l'indifferenza e la paura. Hanno testimoniato che si può scegliere anche nelle situazioni più difficili, contro le imposizioni del regime nazifascista. La resistenza è stata dunque ed è un modo di essere, perché il suo significato va ben oltre un preciso periodo storico. Ci ricorda infatti e ci insegna che noi abbiamo diritto alla libertà, ma prima di tutto che la libertà è un dovere e che ognuno di noi può diventare libero e non subire la servitù. Noi bolognesi in queste settimane abbiamo resistito scegliendo la libertà autentica, quella che fa rima con responsabilità. Vi ringrazio perciò tutti, cittadini bolognesi, per il comportamento esemplare che state tenendo, che conferma che la nostra città è medaglia d'oro al valore civico e medaglia d'oro per la Resistenza. Nei prossimi giorni e settimane e mesi ci aspetta la prova di ripartire insieme, di riprendere le attività. Non sarà facile, ma grazie al vostro impegno ce la faremo, con particolare attenzione alle nostre bambine, ai nostri bambini e ai nostri anziani. 75 anni fa, grazie alla Resistenza e alle lotte di liberazione, è stata data all'Italia e all'Europa la possibilità di costruire la democrazia. Anche noi oggi abbiamo la possibilità di fare scelte importanti e di mettere da parte quelle sbagliate, di imparare dai nostri errori. A nome di tutti i sindaci della città metropolitana di Bologna, chiedo a tutte le forze politiche e al Parlamento unità e responsabilità nazionale. Dobbiamo e possiamo farlo, serbando nel cuore lo spirito della Resistenza, la volontà che solo la riconquista della libertà può dare, tutti insieme, ognuno per la propria parte. Viva la Resistenza, viva la Repubblica Italiana, viva Bologna!
Prende la parola la Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Buongiorno di Bologna, Anna tutti. Cocchi. Buongiorno a tutti. Per questo 75esimo anniversario della Liberazione avevamo pensato ad un programma di iniziative e di eventi importante all'altezza di una data così significativa e mai mi sarei aspettata di celebrare questa ricorrenza nel silenzio delle piazze vuote, senza i colori, le persone, i sorrisi, le strette di mano, i canti, senza i tanti grandi piccoli gesti che abbiamo sempre dato per scontati, cioè senza la festa. Tuttavia, seppur isolati, le piazze virtuali delle reti sociali ci permettono di essere vicini in un altro modo e di condividere assieme questo anniversario. Anzi, la tragedia del Covid paradossalmente ci permette di attualizzare più che mai il concetto di resistenza, perché il fascismo, come ha sottolineato spesso Andrea Camilleri, è un virus mutante. Le nostre care partigiane, i nostri cari partigiani l'hanno conosciuta sotto forma di dittatura, hanno conosciuto il carcere e la violenza. Nel corso del tempo l'abbiamo visto cambiato in razzismo, sopraffazione delle minoranze e dei più deboli. L'abbiamo visto teorizzato e praticato nelle cosiddette democrazie illiberali, esercitato nel controllo sociale e nella riduzione dei diritti. Con altri nomi, certo, ma sempre di fascismo si tratta, come ci fanno notare sempre e troppo spesso gli esponenti delle vecchie e nuove destre, che apertamente e senza più nessun ritegno a quell'ideologia di morte fanno continui ed espliciti riferimenti. L'emergenza sanitaria ci ha costretto a sperimentare cosa significhi essere privati della libertà e ci ha mostrato quanto questa sia fragile e come debba essere tutelata e custodita. Per questo il pensiero va immediatamente a Patrick Zaki, un nostro studente, membro della comunità bolognese, in carcere in Egitto, colpevole di essersi dedicato allo studio dei diritti delle minoranze. Ma non bisogna andare così lontano per avere occasioni di riflessione. Basti pensare alle continue minacce e intimidazioni ai giornalisti di Repubblica, come Carlo Verdelli, Paolo Berizzi, colpevoli di scrivere con autonomia e spirito critico. La libertà è un valore conquistato a caro prezzo con la lotta di liberazione e dobbiamo essere sempre grati alle partigiane e ai partigiani che hanno combattuto per questo e dobbiamo essere grati alle madri e ai padri costituenti che hanno fondato la nostra Costituzione sui valori della resistenza. Quella Costituzione che è stata ed è lo strumento che ha permesso a questo Paese di essere una democrazia per 75 anni, che ha consentito la tenuta sociale del nostro Paese anche in tempi bui e che sarà il vero anticorpo per la tenuta sociale dell'Italia quando l'emergenza sanitaria sarà finita. Perché ci aspettano tempi duri, durissimi, lo sappiamo probabilmente, ne usciremo se sapremo essere uniti da valori capaci di rappresentarci tutti, l'uguaglianza, il lavoro e la solidarietà. La libertà è un bene tanto fragile quanto prezioso che merita di essere custodito con cura. Non solo, non c'è libertà se non c'è giustizia sociale. L'emergenza sanitaria ha reso evidente ciò che già sapevamo e che in tanti hanno fatto finta di non sapere. Anche in Italia non siamo tutti uguali. Con le scuole chiuse, molti, moltissimi bambini poveri hanno perso la possibilità di avere un pasto completo al giorno. Le lezioni a distanza hanno mostrato un paese nel quale la possibilità di collegarsi alla rete non è per tutti, come non è per tutti possedere un tablet o un PC, e non è affatto detto che ce ne sia uno per ogni figlio. Per molti bambini poveri non c'è niente che possa sopperire all'assenza della scuola. Il Covid ha reso evidente sacche di povertà e di assenza di diritti, rimarcando ancora una volta la differenza tra chi ha un lavoro e chi no, tra chi ha un lavoro regolare e chi è precario e senza tutele, tra chi non può stare a casa perché una casa non ce l'ha. A cosa serve allora essere liberi
se non si ha di che sfamare la famiglia, se non si hanno le stesse garanzie di accesso alle cure. Resta fortissimo il tema del ruolo dell'Europa, anche in questo caso l'emergenza dovuta a Covid rende evidente, semmai ce ne fosse bisogno, che non ci sono confini, che è del tutto inutile pensare a costruirli e che le azioni devono essere necessariamente condivise. Questa non è solo una crisi sanitaria, è una crisi economica e sociale e politica e va affrontata insieme e dalla quale si esce tutti insieme o non si esce affatto. Preoccupa l'esempio dell'Ungheria, non tanto per i pieni poteri chiesti da Orban, quanto perché il Parlamento glieli ha concessi nel silenzio di un'Europa distratta, incapace di qualunque reazione. Non è questa l'Europa che avevamo sognato e che abbiamo in mente. L'Europa che vogliamo è solidale e democratica, capace di condividere valori e ideali. Il Covid ci ha portato via tanti anziani. Abbiamo perso un patrimonio di affetti, ma anche di memoria, come ha definito il presidente Mattarella, scrigni di memoria. Memoria che non è solo sinonimo di ricordo, ma è anche e soprattutto strumento di conoscenza per capire il presente e delineare il futuro. Abbiamo perso un enorme archivio di esperienze e di saperi, abbiamo perso persone consapevoli e attente. Ora più che mai è urgente il bisogno di nuovi partigiani e di nuove partigiane, di giovani e ragazze capaci non solo di prendere in mano il testimone della resistenza, ma di farlo diventare una cosa loro. Giovani e ragazze che sappiano sentire come una loro battaglia, la battaglia per i diritti, che è bene ricordarlo, non sono di tutti, o sono di tutti o non sono affatto. C'è bisogno di nuovi custodi e di nuove staffette, persone capaci di pensare e di progettare un mondo migliore e più giusto per tutti. È un compito impegnativo e non rinviabile, ma non impossibile. La guida c'è già e sta nella piena applicazione della nostra Costituzione, nella quale sono delineati chiaramente i concetti di solidarietà, uguaglianza, giustizia sociale, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico. La piena applicazione della Costituzione nata dalla Resistenza rappresenterà quindi un'autentica rivoluzione pacifica e in questa rivoluzione l'ANPI sarà sempre protagonista, con il rigore e la serietà a cui siamo abituati e con la fiducia che ci viene riconosciuta. Buon 25 aprile a tutti. Prende la parola la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e buon 25 aprile. Buona festa della liberazione. Saluto e ringrazio tutti, chi mi ha preceduto, chi ci sta seguendo, ovunque voi siate. Carissimo Sindaco Merola, carissima Presidente Cocchi, grazie per le vostre parole, parole che come pietre anche quest'anno rafforzano i valori di questa comunità, una casa le cui fondamenta sono state scavate nello spirito della Costituzione antifascista e del sacrificio delle partigiane e dei partigiani, di staffette, combattenti, delle forze alleate e di tutti coloro che hanno contribuito a liberarci. Questo non è un 25 aprile come gli altri, non potrebbe esserlo, anzitutto perché non siamo in piazza tutti insieme, perché oggi non saliremo sul pratone di Montesole con le chitarre e li saluto con particolare affetto perché avrei dovuto essere lì oggi come ogni anno degli ultimi 15 e non saremo nemmeno sulle vie del Pratello se non con le nostre foto, ma soprattutto perché è impossibile non avere la mente affollata dai pensieri e le preoccupazioni sulla fase inedita e difficilissima che sta vivendo l'intera comunità regionale dell'Emilia-Romagna, l'intero paese, il mondo, e trema la voce a pensare a chi sta lottando contro il virus e la solitudine cui condanna, a chi sta soffrendo, a chi ha perso qualcuno senza un saluto, a chi rischia tutti i giorni per curare o aiutare qualcun altro, per un lavoro cui non ha potuto rinunciare, per mandare comunque avanti l'essenziale, chi ha qualcuno lontano, le coppie divise dalla quarantena, chi come me non sa quando rivedrà la mamma e il papà che saluto. È un'emozione prendere la parola in questa piazza simbolo dell'antifascismo e della resistenza davanti alle immagini di queste donne, questi uomini che hanno combattuto la dittatura nazifascista
sacrificando le loro vite per la nostra libertà. Donne e uomini che non hanno fatto ciò che hanno fatto perché sapessero di essere eroi, ma perché sentivano che andava fatto, perché sentivano che fosse la cosa giusta. Questo ci fa sentire così vicini a loro e al valore etico di quello che ci lasciano. Persone che vivevano una vita normale prima che la ferocia del regime fascista e nazista li trascinasse in un periodo buio. Contadine e contadini, studentesse e studenti, artigiani, insegnanti, braccianti, operai ed operai. Alcuni poco più che ventenni non hanno avuto la fortuna di assistere alla liberazione di Bologna. A tutti loro, i morti per sogni davanti al Santo Petronio, come disse Francesco Guccini, a nome mio e dell'istituzione che rappresento voglio rivolgere una semplice parola. Grazie, grazie, grazie. Lo dico anche per chi ancora non sa ringraziare. Non sono soltanto foto, se le guardiamo bene ci vediamo anche noi, che siamo oggi liberi di essere ciò che siamo, anche grazie a loro. Che quindi la memoria non è mai esercizio di rito, ma sforzo quotidiano di imparare dalla storia per non ripetere gli stessi tragici errori e di capire che alle nostre spalle non abbiamo foto sbiadite, ma scelte vive di persone vere, la cui portata ci richiama oggi, di fronte a nuove sfide epocali, ad un'enorme responsabilità, perché le scelte toccano anche noi. Scegliamo sempre di mobilitarci, di non essere indifferenti, di interessarci degli altri e della cosa pubblica, di prendere parte, di essere partigiani. Siamo ormai da 2 mesi alle prese con un dramma di dimensioni planetarie che sta colpendo tutti i paesi, in particolare il nostro, che porta con sé un carico di dolore e morte che ci segneranno per sempre. Una crisi trasversale che avrà conseguenze economiche e sociali pesanti cui dobbiamo rispondere con prontezza, affinché questa crisi non vada ad aggravare le diseguaglianze sociali, economiche e territoriali. La Regione Emilia-Romagna è al lavoro dal primo giorno per affrontare i tanti fronti dell'emergenza sanitaria, economica e sociale, sostenendo le famiglie, le persone sole, lavoratrici e lavoratori, le imprese, il terzo settore. Lo fa insieme ai tanti sindaci dell'Emilia-Romagna, che voglio davvero ringraziare perché sono in prima linea, come si sono già trovati ad essere in passato, ad affrontare una situazione inedita con grandi difficoltà. E una parola sola per gli sforzi sovrumani di medici, infermiere, infermieri, operatrici, operatori sociosanitari, personale ausiliario, tecnico e volontario, oltre 10.000 in questa regione, persone che lottano per salvare vite e per dare aiuto a chi ha bisogno. Meritano tutta la nostra gratitudine e tutto il nostro sostegno. E voglio anche menzionare il coraggio di chi in questo momento sta continuando a dare il suo contributo affinché si possa continuare a vivere. La politica dovrà camminare al passo degli ultimi, senza lasciare nessuno indietro, delle persone anziane, custodi di una memoria preziosa e che oggi dobbiamo sostenere come più di prima, al passo di chi ha perso il lavoro o non lo aveva nemmeno prima, di chi ha un reddito che non basta per vivere dignitosamente, al passo di chi è rimasto fuori dalle pur significative misure messe in campo con gli ammortizzatori sociali, perché lavoratrice o lavoratore stagionale, domestico, precario, autonomo o sommerso, al passo delle persone con disabilità, qui non deve mancare il sostegno della comunità tutta, perché anche la crepa di un marciapiede si fa voragine se hai l'impressione di vederla tu soltanto, mentre gli altri ti corrono accanto nell'indifferenza. Un altro virus che ammala da tempo purtroppo le nostre società e che va ugualmente combattuto. E un pensiero anche a chi non ha una casa in cui restare, a chi fa fatica oggi a pagare le bollette o l'affitto, al passo dei migranti troppo spesso sfruttati in modo inaccettabile anche nelle nostre campagne. E senza dimenticare chi si trova in carcere, in condizioni difficili o chi ci lavora. Ecco, immaginiamo nuovi paradigmi sociali, ambientali ed economici. È un compito faticoso ma necessario. È per riempire di senso la parola di oggi, la liberazione, la libertà dalle prepotenze autoritarie e dal bisogno. Ne usciremo insieme uniti, come hanno detto sia la Presidente Cocchi che il Sindaco Merula. Ne usciremo cambiati e sta a noi assicurarci di cambiare in meglio. Ecco, non dipenderà dalla buona o dalla cattiva sorte, ma da noi e dalle scelte che faremo. Ogni discussione sulla graduale ricostruzione che ci aspetta dovrà necessariamente tenere insieme il supporto alle famiglie nella gestione dei bambini, per cui immaginare soluzioni creative e responsabili per il diritto ai loro percorsi educativi e di socialità e agli spazi aperti, specie per i bambini con disabilità che hanno avuto un'emergenza nell'emergenza. E siamo già al lavoro, con le migliori competenze di energia che fortunatamente questa regione ha. Ecco, non si pensi di lasciare le famiglie sole. Non possiamo rischiare che un genitore stia a casa per curare i figli, perché sarebbe quasi sempre la madre. E non dobbiamo permetterci alcun passo indietro sulla parità di genere e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Proprio oggi, il 25 aprile, ripensiamo al ruolo straordinario delle donne nella Resistenza, alle tante figure che anche dopo la guerra hanno dato un contributo essenziale alla nostra democrazia. Ne dico una, per citarne tante, Nilde Iotti. Ma la discussione non può nemmeno prescindere dal complesso tema di come riorganizzare gli orari, le mobilità, e dal tema della transizione ecologica necessaria e una responsabilità che abbiamo verso le prossime generazioni. Non dobbiamo puntare a tornare alla normalità, ma cogliamo l'occasione per correggerla, ecco. Cogliamo l'occasione per puntare sulla qualità della vita delle persone, del pianeta, sul lavoro dignitoso. In una parola, si tratta di ricostruire il modello di società, tenendo insieme la lotta alle diseguaglianze e la questione ambientale, senza dimenticare di lottare per una democrazia più forte e partecipata, per i diritti fondamentali. Ha fatto bene Anna Cocchi a citare che non dobbiamo dimenticarci di lottare per Patrick Zaki, per liberarlo, per liberare Silvia Romano, per continuare a chiedere verità per Giulio Regeni, insistendo perché la si smetta di commerciare armi coi paesi impegnati in conflitti e contrastando ogni discriminazione. Per questo abbiamo bisogno di un'Unione Europea che recuperi lo slancio utopico di madri fondatrici e dei padri fondatori, che ha concepito a ventottenne rinchiuso in prigione dai fascisti il più bello e ambizioso progetto politico di sempre, la Federazione Europea. Ecco, non c'è tempo da perdere, cari governi europei, uscite dagli egoismi nazionali che vi tengono in catene e siate all'altezza della sfida. L'Unione è chiamata a garantire a tutti un futuro di protezione e tutela. E la minaccia dei rigurgiti fascisti e nazionalisti non dorme mai, non si ferma nemmeno davanti alla pandemia. Su questo stiamo attenti. O ne usciamo tutti insieme o nessuno si salverà da solo. Ma c'è un'altra Europa che ci fa sperare, e mi avvio a concludere, quella di chi ci manda i segni concreti di solidarietà, dei pompieri inglesi che cantano Bella Ciao, dei quartieri in Germania. Serve una grande mobilitazione popolare europea che indichi la giusta direzione. E anche qui quella minaccia è viva. Lapidi distrutte, minacce alle insegnanti, svastiche disegnate sui muri delle scuole e le stelle di David sui portoni. È successo anche a un amico qui a Bologna, figlio di uno dei soldati polacchi che si unirono alla Resistenza e contribuirono a liberare questa città. Diciamolo chiaramente qui, l'appello che l'ANPI ha citato e rivolto più volte, i partiti, le organizzazioni fasciste vanno sciolti, lo dice la Costituzione. Ecco, e Bologna lo sa bene cosa vuol dire ricostruire. Bologna è un esempio di resistenza, sindaco, e di impegno civile. Una medaglia d'oro, una città più volte ferita come il 2 agosto dell'80. L'Emilia-Romagna è stata ricostruita dal pragmatismo e dalla solidarietà. Dopo la guerra, dopo il terremoto, si è sempre fatta forte di un'idea, la stessa idea. L'idea che ci ha lasciato chi ha combattuto per la libertà, che la cura degli altri è la prima forma di cura di sé, che la comunità più sicura è quella più inclusiva, in cui nessuno è lasciato indietro, in cui fai un passo avanti soltanto se ti volti per tendere una mano a chi fa più fatica. Che vi arrivi quindi l'abbraccio più caldo, mio e di tutta la giunta dell'Emilia Romagna, che gli abbracci sono forse le cose che ci stanno mancando tra le altre di più. E adesso forza, teniamo botta, questo è il modo migliore per festeggiare la liberazione. Ora e sempre, Resistenza. Viva il 25 aprile, viva l'Italia, viva la Repubblica Italiana. Chiude la cerimonia Paolo Fresu, che intonerà Bella Ciao con il flicorno.
La cerimonia si è conclusa, grazie a tutti per la partecipazione, anche se a distanza, distanti ma uniti.